Allora, proseguiamo sempre con il libro di Antoine de la Salle sulla Sibilla Penninica. Ero rimasto a quando il misterioso cavaliere tedesco e il suo scudiero chiedono il perdono del Papa senza ottenerlo. Non perché il Papa non voglia darglielo, ma semplicemente vuole farli stare sulle spine, ridurli alla disperazione come monito e esempio a tutti quanti. No. E solo quando li avrà ridotti alla disperazione glielo concederà per far capire che, insomma, in quel postaccio là proprio non ci si deve andare, perché poi se ne pagano dure conseguenze. Evidentemente il Papa si rendeva conto di quanto pericoloso per la fede fosse quel luogo. Allora, cosa succede? Che lo scudiero, che già non aveva tanta voglia di andarsene dal Monte Sibilla, quando appunto vede il suo padrone così disperato, il Papa che non vuole dargli la soluzione e tutte queste storie qua, ovviamente se ne approfittano e dice al proprio padrone: ma senti, dai, torniamo là, stavamo bene, è evidente che quello la soluzione non ce la vuole dare, ormai siamo dannati, ecco, quindi torniamo nel regno della Sibilla, che almeno se non possiamo avere la salvezza dell'anima, continueremo a godere dei piaceri del corpo. E dai, evidentemente lo scudiero non aveva molta fede, era solo legato al proprio padrone, ma non considerava un gran peccato starsene comodi e tranquilli e paciosi in un bel posto, no? Ecco, c'è da notare il fatto, no? Che tutta questa cosa c'era di peccaminoso in tutto questo? C'era semplicemente che era un posto dove si stava bene, no? Ecco, dove non succedeva assolutamente nulla di male. Semplicemente appunto la gente stava troppo bene. E probabilmente proprio per questo il Papa aveva tanta paura di questo posto, perché, almeno secondo la leggenda, poi quale sia la verità storica è difficile stabilirlo. Perché se ne va conto che il paradiso della regina Sibilla era un rivale del paradiso di Cristo, no? Era un paradiso su questa terra, anzi dentro la terra, che faceva concorrenza al paradiso dell'aldilà di Gesù Cristo. Maledetta tosse. Allora, dai e dai, alla fine lo scudiero alla meglio, no? Perché ormai il cavaliere si convince che non c'è niente da fare, è disperato, quindi tanto vale tornare nel Monte Sibilla. Allora prende armi e bagagli e se ne va. E a quel punto il Papa si accorge dell'errore che ha commesso, no? Quando vede che il cavaliere e lo scudiero se ne sono andati, se ne dispiace amaramente, ha detto: evidentemente sono stato troppo duro, non avrei dovuto. E quindi perde la partita, ma non si arrende, cioè dice: no, no, non lascio andare così la cosa, non riesco più a trovarlo, se n'è andato, come facciamo? È semplice. A questo punto manda qualcuno sul Monte Sibilla e fa interrare l'ingresso, fa interrare l'antro, lo chiude, lo struisce, e in modo che nessun altro possa più entrarvi e commettere lo stesso peccato del cavaliere, il misterioso cavaliere tedesco. Che, udite, udite, voi fino adesso magari avrete creduto che si trattasse di Tannhäuser, ma non lo è, non può esserlo, anche se la storia è pressoché identica. A parte l'aggiunta dello scudiero, ma insomma ogni cavaliere aveva il suo scudiere, perché il tal cavaliere, dunque, innanzitutto
Bisogna dire che è vissuto 100 anni dopo Tannhäuser, cioè si sarebbe recato su Monte Sibilla esattamente 100 anni dopo, appunto nel 1360 qualcosa, mentre invece Tannhäuser, se veramente si è recato là, è stato nel 1260. E allora uno dice, ma com'è possibile? La stessa storia si è ripetuta a distanza di 100 anni? No, probabilmente c'è stato uno scambio di persone. E anche perché quando Antoine de La Salle racconta questa storia, non fa nessun riferimento a Tannhäuser. Inoltre, lui dice di essere lui stesso salito sul Monte Sibilla per investigare, senza però osare entrarci dentro, scendere giù per la scala. Lui dice cioè che nel frattempo erano passati circa 60 anni a questo punto, no? Il passaggio era libero. Qualcuno, non si sa chi, probabilmente gente del luogo, a meno che non sia stato qualcuno dall'interno, ecco, avevano liberato il passaggio. C'era ancora il vestibolo circolare con gli scranni attorno, cioè c'era come sì, degli scranni attorno, sedile tutto attorno alla sala, a questo vestibolo, poi c'è un'altra saletta interna e poi l'entrata della scala, che però credo che già a quel tempo era ostruita, e si sentiva però la corrente d'aria che saliva dal basso. Dunque lui era andato a guardare sulle pareti e ha trovato delle scritte incise nella roccia da precedenti visitatori, e lui stesso poi ha inciso il suo nome per far capire che era passato là, e ha trovato anche la firma del cavaliere tedesco e la data, no, nome tedesco, che però purtroppo lui lo riporta esattamente come l'ha trovato scritto. Io, non sapendo niente di paleografia, non ci ho capito un accidente, scusate, non so che nome sia, ma Tannhäuser non è. Mi è sembrato di intravedere un Wolframma, forse me lo sono immaginato. Comunque non era il Tannhäuser. E quindi il mistero si infittisce. Cioè, ci sono un sacco di particolari che non tornano, che ti domandi come sia possibile tutta questa storia. Ecco. Perché tra l'altro tutta la questione non è finita qua, non c'è solo il Tannhäuser, il misterioso cavaliere tedesco che si ritrovano mischiati in questa storia, no? Può darsi che, cioè, faccio un'ipotesi, che appunto il Tannhäuser magari sia passato da quelle parti, ma non sia successo niente di particolare. Siccome aveva fama di essere un gaudente, poi la sua figura è stata confusa 100 anni dopo con quella di quell'altro cavaliere tedesco, che invece sarebbe entrato e poi sarebbe successo tutto quello che è successo. Per cui poi le vicende dell'uno sono state attribuite all'altro, a Tannhäuser, che però si sarebbe passato 100 anni prima. E tu dici, ma è strana questa, voi direste, è strana questa coincidenza di due cavalieri tedeschi che passano di là, c'era tutto sto ambaradan di tedeschi a quel tempo. Sì, c'era un ambaradan da tutta Europa. Ora, voi dovete sapere che nel 1300 il Monte Sibilla era molto frequentato da gente che veniva da tutta Europa, effettivamente. Perché a quel tempo c'era un gran fermento stregonesco e pagano, diciamo,
Non è un caso, per esempio, che in quell'epoca pare che sia vissuta e abbia scritto il suo cosiddetto Vangelo la profetessa Aradia, mitica profetessa Aradia, profetessa delle streghe e della dea Diana, di cui appunto si parla nel cosiddetto Vangelo delle streghe, Aradia o il Vangelo delle streghe, di cui parlerò ancora in un altro ciclo di video sul paganesimo medievale. Allora, questo e altre indicazioni, cioè processi alle streghe che cominciavano a svolgersi, mentre nell'alto medioevo non c'era la caccia alle streghe, l'ho detto. La caccia alle streghe vera e propria deve essere appunto cominciata in quest'epoca. Mi ritengo proprio perché c'era questo fermento. Quindi tutto questo andirivieni attorno al Monte Sibilla, non pare che attorno al monte, per esempio nella Gola dell'Infernaccio, che è un nome che già la dice lunga, no? E poi il lago di Pilato, dove si dice che sarebbe sepolto Ponzio Pilato, cioè tutto un ambientino, un'atmosfera appunto di peccaminosità, di anticristianesimo, potremmo dire, di paganesimo vero e proprio. Ecco, e quindi chissà quanta gente è passata e magari le leggende si sono mescolate, le figure si sono scambiate, il cavaliere tedesco uno e il cavaliere tedesco altro, alla fine si sono confusi, va a sapere cosa è successo. Si spiegherebbe quindi anche tutto il discorso delle contraddizioni con il pellegrinaggio a Roma di Trenoise, quando il Papa in realtà, Urbano IV, non c'era non era a Roma, perché invece, forse, pare, insomma, non si sa bene quale sia stato il Papa che l'altro cavaliere ha incontrato, ma potrebbe essere Urbano VI. E quindi ci si è confusi fra un Urbano e l'altro Urbano, fra Urbano IV e Urbano VI. La differenza sta solo nel mettere la I davanti la V a dopo la V, basta poco per confonderli. Quindi forse è stato quello anche che ha contribuito, ci si è confusi fra gli Urbani. Dunque, poi della Salle racconta anche altre storie, non c'è solo quella del cavaliere tedesco, c'è anche la storia di un giovane nobile francese, che purtroppo non mi ricordo neanche lì il nome, ecco, ma comunque sono tutte cose che si possono trovare su internet se uno cerca Sibilla Apenninica o Antoine de la Salle, poi viene a sapere tutta la storia. Un giovane francese che fin da ragazzo era rimasto affascinato da queste storie sul regno della regina Sibilla, così come era affascinata tutta Europa, presumibilmente. Cioè, è una cosa che si conosceva in tutte le corti, presumibilmente in tutti i paesi. Ecco, per cui, cioè, era un vero e proprio pellegrinaggio, potremmo dire, nascosto, segreto, ecco. Per cui sto giovane si sarebbe recato anche lui al Monte Sibilla, vi sarebbe entrato e non ne sarebbe più uscito, avrebbe lasciato anche lui la sua firma che Antoine de la Salle poi ha visto e riportato nel suo libro, e poi il fratello maggiore di questo giovane sarebbe partito alla ricerca di suo fratello per cercare di recuperarlo. Arrivato però sul monte, vede appunto la scritta, capisce che il fratello minore è sceso giù nel monte della Sibilla e appunto non osa più avanzare, piange la perdita del fratello e ritorna indietro, sempre secondo le dicerie popolari. E tutto il resto lo racconto la prossima volta.